Iscriviti ai canali Blue Voice Live e rubrica dialoghi di Claudia Marcelli. Apprezzi i contenuti e vuoi sostenermi? Puoi farlo con un piccolo gesto. Abbonati e potrai vedere video senza interruzioni pubblicitarie. Buona visione! Non sarei ben inteso dal lettore nel mio compendio di notizie se non completassi gli ammaestramenti dello spiritismo. Allan Kardec continua dicendo: chi sono i medium scriventi? Fra tutti i mezzi di comunicazione, la scrittura manuale è il mezzo più semplice e soprattutto più completo. È verso questo mezzo che i medium debbono tendere tutti gli sforzi, da poiché permette di stabilire con gli spiriti relazioni tanto continue e regolari quanto quelle che esistono fra noi. A questo dobbiamo dedicarci, in quanto che esso è il mezzo per il quale gli spiriti meglio rivelano la loro natura e il grado della loro perfezione o della loro inferiorità. Con la facilità che hanno di esprimersi, ci fanno conoscere i loro intimi pensieri e ci mettono, in tal guisa, in grado di giudicarli ed apprezzarli al loro giusto valore. Inoltre, la facoltà di scrivere è, per un medium, quella che è più suscettibile di svilupparsi con l'esercizio. Poi ci sono i medium meccanici. Se si esaminano certi effetti che si producono nei movimenti della tavola, del cestino o della lavagnetta che scrive, non si può dubitare di un'azione esercitata direttamente dallo spirito su questi oggetti. Il cestino talvolta si agita con tanta violenza che sfugge dalle mani del medium. Qualche volta anche si dirige verso certe persone del circolo per colpirle. Altre volte i suoi movimenti indicano un sentimento affettuoso. Lo stesso accade quando la matita è situata nella mano. Come il cestino, essa si agita convulsamente e picchia sulla tavola con collera, anche quando il medium è nella massima calma e si meraviglia di non essere padrone di sé. Diciamo, passando oltre, che questi effetti denotano sempre la presenza di spiriti imperfetti. Gli spiriti veramente superiori sono costantemente calmi, degni e benevoli. Se non sono convenientemente ascoltati, si ritirano ed altri prendono il loro posto. Dunque, lo spirito può esprimere direttamente il suo pensiero, sia col movimento di un oggetto di cui la mano del medio non è che il punto di appoggio, sia con la sua azione sulla mano stessa. Quando lo spirito agisce direttamente sulla mano, esso dà a questa un impulso completamente indipendente dalla sua volontà. La mano comunica senza interruzione e malgrado il medio, fino a tanto che lo spirito ha qualche cosa da dire. E si arresta quando ha finito. Quello che caratterizza il fenomeno in tale circostanza è che il medio non ha la minima coscienza di ciò che scrive. L'incoscienza assoluta, in questo caso, costituisce ciò che si chiamano i medium passivi o meccanici. Tale facoltà è preziosa in quanto che non può ingenerare nessun dubbio sulla indipendenza di pensiero di colui che scrive. Poi ci sono i medium intuitivi. La trasmissione del pensiero ha anche luogo per l'intermedio dello spirito del medium, o meglio della sua anima, poiché noi designiamo sotto questo nome lo spirito incarnato. In questo caso, lo spirito estraneo non agisce sulla mano per farla scrivere, non la tiene, non la guida, agisce sull'anima con la quale si identifica. L'anima, sotto questo impulso, dirige la mano e la mano dirige la matita. Osserviamo qui una cosa importantissima a sapersi.
che cioè lo spirito estraneo non si sostituisce affatto all'anima, perché non può muoverla dal suo posto. Egli la domina a sua insaputa, le imprime la sua volontà. In questa circostanza la parte dell'anima non è assolutamente passiva, è da essa che riceve il pensiero dello spirito estraneo e lo trasmette. In siffatta condizione il medio ha la coscienza di ciò che scrive, quantunque il pensiero non sia il suo. Ecco ciò che si chiama appunto medio intuitivo. La parte del medium meccanico è quella di una macchina. Il medio intuitivo agisce come farebbe un turcimanno, un interprete. Questi, in effetti, per trasmettere il pensiero, deve comprenderlo, appropriarselo in un certo modo per tradurlo fedelmente. E pertanto quel pensiero non è suo, non fa che traversarne il cervello. Tale è con esattezza la parte del medio intuitivo. Ci sono poi i medium semimeccanici. Nel medio puramente meccanico, il movimento della mano è indipendente dalla volontà. Nel medium intuitivo, il movimento è volontario e facoltativo. Il medium semimeccanico partecipa dei due. Egli sente un impulso dato suo malgrado alla mano, ma nel tempo stesso ha la coscienza di ciò che scrive, a misura che si formano le parole. Nel primo il pensiero segue l'atto della scrittura, nel secondo lo precede, nel terzo lo accompagna. Questi ultimi medium sono i più numerosi. Poi ci sono i medium ispirati. Ogni persona che sia nello stato normale, sia in quello di estasi, riceve per mezzo del pensiero delle comunicazioni estranee alle sue idee preconcette, può essere notata nella categoria dei medium ispirati. Come si vede, questa è una varietà della medianità intuitiva, con la differenza che l'intervento di una potenza occulta vi è anche meno sensibile, perché nell'ispirato è ancora più difficile distinguere il pensiero proprio da quello suggerito. Ciò che caratterizza quest'ultimo è soprattutto la spontaneità. Si possono anche scrivere in questa categoria le persone che, senza essere dotate di un'intelligenza straordinaria e senza uscire dallo stato normale, hanno dei lampi di lucidità intellettuale che loro danno momentaneamente una facilità straordinaria di concezione e di eloquio e, in certi casi, il presentimento delle cose future. In quei momenti che giustamente si chiamano di ispirazione, le idee abbondano, si incalzano, si concatenano, per così dire, da loro stesse e con un impulso involontario e quasi febbrile. Ci sembra che un'intelligenza superiore venga in nostro aiuto e che il nostro spirito si sia liberato da un peso. Vi sono poi dei medium per presentimenti. Il presentimento è un intuito vago delle cose future. Certe persone hanno questa facoltà più o meno sviluppata. Esse possono esserne debitrici ad una specie di doppia vista che permette loro di intravedere le conseguenze delle cose presenti e la filiazione degli avvenimenti. Ma spesso, ancora, il fenomeno può essere il fatto di comunicazioni occulte e, in questo caso, specialmente si può dare a quelli che ne sono dotati il nome di medi per presentimenti, i quali sono una varietà dei medi ispirati. Ecco altre sottovarietà dei medium. I medium poligrafi,
quelli che cambiano scrittura col cambiarsi dello spirito che si comunica o che sono atti a riprodurre il carattere che aveva lo spirito in vita. Il primo caso è comunissimo, il secondo, quello dell'identità del carattere, è un po' più raro. I medium poliglotti, quelli che hanno la facoltà di parlare o di scrivere lingue che sono loro sconosciute e sono rarissimi, e i medium analfabeti, quelli che scrivono come medium senza sapere né leggere né scrivere nello stato ordinario. Sono più rari dei precedenti, essendovi una maggiore difficoltà materiale a vincersi. I medi, però, che più colpiscono i desiderosi di spettacoli non visti e che più lusingano i praticanti, come i più ricercati dai medici increduli e dagli psichiatri e dai paurosi di convertirsi, sono quelli che producono effetti fisici. La Eusapia Paladino, innocente e stupida creatura, sta per questo in procinto di girare il mondo come una suprema manifestazione dell'altra vita o dell'impostura, secondo che si è entusiasti di lei o ammiratori. Questi medium, che producono fenomeni fisici più o meno sbalorditivi, sono divisi in medi picchiatori, quelli per la cui influenza si producono i rumori e i colpi picchiati. È una varietà comunissima, con o senza l'intervento della volontà. Medi motori, quelli che producono il movimento dei corpi inerti, comunissimi. Medi per traslazione e per sospensioni, quelli che producono la traslazione aerea e la sospensione dei corpi inerti nello spazio senza punto d'appoggio. Ve ne sono di quelli che possono essi stessi innalzarsi, più o meno rari, secondo lo sviluppo del fenomeno stesso, rarissimi nell'ultimo caso. Medi musicali, che sono quelli che producono il suono di certi strumenti senza contatto e sono rarissimi. Medi da apparizioni, quelli che possono provocare delle apparizioni fluidiche o tangibili, visibili agli assistenti, varietà di eccezionale rarità. Medi da trasporti, quelli che possono servire di aiuto agli spiriti per il trasporto di oggetti materiali, varietà questa dei medium motori e a traslazione. Medi notturni, quelli che non ottengono certi effetti fisici che nel buio. Medi pneumatografi, quelli che ottengono la scrittura diretta, fenomeno rarissimo e facilissimo ad imitarsi con la ciarlataneria. Medi pittori e disegnatori, quelli che dipingono e disegnano sotto l'influenza degli spiriti. Parliamo di quelli che ottengono delle cose serie, poiché non si potrebbe dare questo nome a certi medium ai quali degli spiriti burloni fanno fare delle cose grottesche che sconfesserebbero l'ultimo degli scolari. Infine abbiamo i medi musicali, quelli che eseguono, compongono o scrivono musica sotto l'influenza degli spiriti. Vi sono i medium musici meccanici, semimeccanici, intuitivi ed ispirati, come per le comunicazioni letterarie. Abbiamo così quasi completata la lista eterna dei medi, che formano il nodo di tutta la dottrina e la pratica spiritica. Il lettore benevolo se ne ricordi quando legge degli scritti di spiritismo e quando frequenta riunioni di spiritisti.